Abbiamo dovuto tardare di un giorno perché sono giorni molto caldi con tutti i nuovi lanci delle nuove collezioni, ma oggi sì, oggi abbiamo un nuovo episodio delle scarpe dei professionisti. Eccezionalmente di martedì, perché ieri abbiamo dovuto dare spazio al lancio del nuovo pack di Nike, ma non solo, perché sono giorni abbastanza bollenti e nei prossimi giorni vedrete ulteriori lanci di anche altri marchi, non solo di Nike. Comunque il Nike nuovo White Pack è stato lanciato ieri, se vi siete persi il lancio ufficiale vi lascio il link qua in alto. Scarpa e collezione che tra l'altro abbiamo già visto in campo e lo vedremo in questo episodio delle scarpe dei professionisti, dove siete stati molto attenti anche con le vostre segnalazioni. Ma iniziamo dal vincitore della settimana scorsa, che è Marco Colombo, bellissimo nome tra l'altro Marco, che ovviamente è stato il primo a scrivere che la scarpa utilizzata da Sabitzer fosse una Nike Mercurial Quinto Triunfo, e cioè la scarpa che fu creata per Cristiano Ronaldo quando vinse il suo quinto pallone d'oro. Vedremo se ne avrà prossimamente un sesto, chi lo sa. Comunque Marco Colombo, bravo, sei stato il primo ad azzeccarlo, anche molti altri l'hanno azzeccato, però Marco è stato il primo. Iniziamo subito con le segnalazioni, o comunque le scarpe che abbiamo visto questa settimana. Iniziamo da Eric Pulgar. Me l'avete scritto in tantissimi sul mio profilo personale di Instagram, in tantissimi anche nei vari commenti sotto ai video. Però Pulgar l'avevamo visto anche nella scorsa stagione, però comunque mi è sembrato giusto rimetterlo perché l'avete segnalato davvero in mille. Eric Pulgar è sceso in campo con una Nike Mercurial Vapor 10 argentata, una scarpa abbastanza vecchiotta perché parliamo di due generazioni fa, anzi ormai tre, perché siamo già nella generazione 13, una scarpa che piaceva a molti per la sua costruzione e anche per il materiale con cui fu costruita, e Pulgar continua a utilizzarla. Quindi Eric Pulgar utilizza una Nike Mercurial Vapor 10. Secondo giocatore che andiamo a vedere è Nathan Nandez, segnalato da Augusto Scanu, che dal cognome mi pare di intendere tu sia sardo, e ti sei accorto che Nandez utilizzava una Nike Phantom Vision, cosa abbastanza particolare perché in questo inizio di stagione stava utilizzando una Nike Mercurial Superfly, quindi un cambio abbastanza interessante perché ha cambiato completamente di silo. Quindi Nathan Nandez è sceso in campo con una Nike Phantom Vision. Terzo giocatore della nostra Serie A che andiamo a vedere è il nostro amico Manuel Lazzari, che come vedete è sceso in campo con la Lotto Solista 200, la nuova scarpa di Lotto con i lacci, quindi non la Solista 100 come avevamo utilizzato con lui nel video che abbiamo registrato un po' di tempo fa, appunto assieme a lui presentando la nuova Lotto Solista 100, ma in questo momento continua a preferire la scarpa con i lacci. Diciamo che magari ha provato per un po' di tempo la scarpa senza lacci, ma chi non è abituato ovviamente fa un po' di fatica a cadere, a utilizzare una scarpa senza lacci. Quindi Manuel sta utilizzando la Lotto Solista 200, quindi la versione con i lacci. Abbandoniamo la nostra Serie A e andiamo nella Liga Spagnola, che ormai sono un po' di casa in questo campionato. Parliamo di Santi Mina, che come vedete utilizza una Adidas 99X19 o X99.1. Diciamo che c'è ancora un po' qualche dubbio sul nome di questa scarpa, e come lui, come tanti altri, la stanno utilizzando in campo, segno del fatto che comunque questa riedizione della 99 grammi, che non pesa realmente 99 grammi ma è una scarpa funzionale per essere utilizzata in campo, sta piacendo a molti, e Santi Mina è uno di questi che utilizza appunto la Adidas 99X19. Andiamo a vedere una vostra segnalazione, segnalata da Bernardo Grica, che mi ha segnalato Joao Felix. Ci si poteva aspettare che Joao Felix cambiasse e andasse a utilizzare la nuova Adidas Copa 19 Plus dell'Input Code, è uno di quei giocatori principe del silo Copa 19 Plus, e ovviamente Joao Felix andrà a giocare la Champions League e utilizzerà la Adidas Copa 19 Plus Input Code Pack, che vedremo tra i giocatori che andranno a scendere in campo nella Champions League. Quindi Joao Felix, Adidas Copa 19 Plus dell'Input Code. Altro giocatore che utilizza Input Code, andiamo fino nella MLS, abbiamo visto Stefan Frey,
che come vedete utilizza la Arias Predator 19.1, quindi la versione con i lacci, appunto del pack Input Code. Quindi anche lui è andato a sposare questo nuovo pack, nonostante non andrà ovviamente a giocare la Champions League europea giocando nella MLS, però comunque gli è piaciuto molto questo nuovo pack e è andato subito a indossarlo. Quindi Stefan Frey, Arias Predator 19.1 dell'Input Code. Altra vostra segnalazione, altra scarpa di recente uscita, presentata praticamente ieri, e parliamo di Vinicius Junior, segnalato da Federico Pigella, che come vedete nella partita di questo fine settimana, quando ancora non era uscito il nuovo pack di Nike, è andato a utilizzare la nuova Nike Mercurial Vapor 13, appunto del nuovo White Pack. Non dico nuovo White Pack perché è un nuovo White Pack, ma si chiama realmente nuovo White, non chiedetemi perché. Comunque pare un pack che possa essere orientato alle giovani stelle di Nike che appunto scendono in campo. Vinicius Junior ovviamente è giovanissimo ed è andato appunto a indossare la nuova Nike Mercurial Vapor 13 nuovo White. Giocatore che è quello che dovete indovinare voi, scarpa molto particolare, parliamo di Miguel Silva, giocatore che gioca in Portogallo, non propriamente nella Serie A, diciamo così, portoghese, e come vedete indossa una scarpa molto strana di qualche anno fa, un'edizione speciale. Quindi via, iniziate a scrivere nei commenti qual è secondo voi la scarpa che sta indossando. Il primo che arriva la zecca e sarà il più accurato dicendomi anche che edizione speciale è, si porterà a casa la menzione nel prossimo video. Capitolo Nike by You o Nike D, vediamo un po' cosa abbiamo visto, perché abbiamo addirittura tre giocatori che hanno scelto di utilizzare una scarpa Nike personalizzata appunto come volevano loro. Iniziamo da Ismail Assar, giocatore che gioca nella Premier League, che come vedete utilizza una Nike by You Mercurial, abbastanza particolare, diciamo che ha delle tonalità molto molto fighe. Io come ho visto la foto mi è piaciuta subito, un abbinamento di colori molto particolare e abbastanza non banale, pensando che comunque è andato a scegliere una tomaia nera quando praticamente il Nike by You ti permette di scegliere mille colori, però comunque lui è andato su una scarpa nera con abbinamenti di colori abbastanza particolari. Quindi Ismail Assar, giocatore della Premier League, utilizza una Nike by You Mercurial. Altro giocatore Nike by You segnalato da Jacopo Brizzi, che mi ha segnalato Moussa Diaby, che utilizza una Nike by You, anche lui Mercurial. Come vedete anche lui come colore principale della tomaia ha scelto il nero. Ottima segnalazione Jacopo, sei stato veramente veramente bravo, non so come ci sei finito a vedere un giocatore del Bayer Leverkusen, però comunque ottima segnalazione. Moussa Diaby utilizza una Nike by You Mercurial anche lui. Ultimo giocatore che andiamo a vedere, anche lui un giocatore Nike ID, parliamo di Oyevole, che sicuramente ho pronunciato malissimo, che come vedete utilizza una Nike ID, in questo caso parliamo di Nike ID perché nel Nike by You mi pare che non ci sia la Phantom Vision, o magari mi sbaglio io, comunque l'abbiamo denominato Nike ID come sempre, Phantom Vision. Come vedete ha scelto dei colori che sono abbastanza in tono con la maglia della propria squadra, un abbinamento di colori che a tanti milanisti farà sicuramente piacere, e abbinamento di colori che secondo me è davvero figo con il triangolo interno rosso con la tomaia nera, diciamo che è un contrasto di colori abbastanza figo da vedere. Quindi questo era quello che abbiamo visto questa settimana nell'episodio di oggi, che è eccezionalmente uscito di martedì perché abbiamo dovuto dare spazio al nuovo pack di Nike. Vediamo la prossima settimana se riesco a registrare il video, ma non credo perché prossima settimana avrò un'altra settimana di vacanza, quindi non vi prometto niente, però comunque come sempre un like al video per far crescere ancora di più questa rubrica, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e noi ci vediamo alla prossima.